Buonasera a tutti. Quinto appuntamento della manifestazione curata dalla Conservatoria delle Cucine Mediterranee. Questa volta con degli ospiti di eccezione che arrivano da ben lontano, dalla frazione Cavaliggi di Valgrana, niente proprio di meno che l'azienda agricola, si chiama Azienda Agricola Biologica Roberta Capanna, in questa grande provincia, dalla provincia Granda, e la signora Roberta ci racconta un attimino di storia dell'azienda che approfondiremo poi con i nostri ospiti presenti. Grazie. L'azienda nasce nel 2007 dopo 30 anni di studi sulle piante officinali. Una grande passione anima il nostro lavoro e questa è la cosa fondamentale, perché è quella che ci permette, malgrado le difficoltà, di portare avanti tutto quello che al momento viene fatto. La cosa che secondo me è più importante da dire sulla nostra azienda è che noi seguiamo la filiera dall'inizio alla fine, quindi partiamo dai nostri semi che tutti gli anni raccogliamo in campo e conserviamo in inverno nel locale di stoccaggio e vengono poi messi in terra da noi stessi, riportati dopo il loro stazionamento nella nostra serra, vengono riportati nei nostri campi e diventano le produzioni dell'anno successivo. Da qui viene sfalciata l'erba o raccolto il fiore, portato nel nostro essiccatoio e lavorato nel nostro laboratorio, quindi viene seguita la filiera dall'inizio alla fine. Quindi parliamo di erbe officinali che andranno ad essere essiccate durante l'anno piuttosto che consumate fresche, come vedremo anche stasera, erbe fresche, erbe aromatiche, preparazioni come molto particolari, come abbiamo visto, dei sali aromatizzati molto molto interessanti e... Ci sono anche altre cose che oggi non sono con noi, che sono una linea cosmetica fatta con estratti autoprodotti, sempre con i nostri fiori. Noi come aziende agricole dobbiamo avere almeno un ingrediente che sia proveniente dall'azienda per poter ampliare, diciamo, le nostre produzioni. Ma io so che c'è anche altro, perché gli obiettivi di futuri sono molto molto interessanti, a parte il fatto che comunque, come avremo opportunità di approfondire durante la serata, oltre ad avere una filiera completa sul campo, c'è anche un'attenzione molto particolare a livello di rispetto ecologico, perché parleremo anche di un laghetto molto particolare. Sì. Parleremo della cura che c'è dalla semina al raccolto e alla trasformazione, soprattutto di elementi che poi andranno a far parte di preparazioni officinali. Assolutamente, noi facciamo molte miscele, infatti stiamo entrando adesso nelle prime farmacie, quindi riusciamo pian pianino a crearci uno spazio vitale sempre un pochino più grande. I nostri obiettivi sono quelli di crescere, di avere tutti gli anni almeno un prodotto nuovo. Quest'anno ne abbiamo due per la linea cosmetica e uno che è sale al basilico, uscito l'altro ieri, per quanto riguarda la linea, diciamo, erboristica alimentare. Vorremmo arrivare ad avere anche un distillatore di oli essenziali. Speriamo nel tempo di riuscire a raggiungere i nostri obiettivi e magari ampliare il laboratorio. Sognare si fa in fretta. Mi pare che comunque le basi siano molto solide, abbiamo visto una lavorazione particolare di tutti gli ingredienti che andranno poi a far parte dei piatti proposti anche questa sera per lo show cooking e per l'aperitivo. Non ci resta che augurare all'azienda un roseo futuro, come giusto che sia, e attendere l'arrivo degli ospiti. Molto bene, volevo solo aggiungere una cosa: noi siamo un'azienda specializzata nella raccolta manuale dei fiori. In Italia non so quante altre aziende fanno questo lavoro, questo ci contraddistingue assolutamente. Ottimo, approfondiremo tutto punto per punto fra pochi minuti. Grazie a tutti, buonasera. Grazie a voi.